Grande amici youtuber, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui pronti oggi per partire con, come avete visto dal titolo, un nuovo episodio di FIFA. Sì, ma qualificazioni, nel senso sorteggi dei gironi di Champions e esordio poi proprio in Champions con dei sconti diretti in campionato. Oggi proprio eccoci qua, allora, con la prima partita di campionato. Non sto giocando, lo so, avete già visto un gol e siamo sul 2-1, però adesso vi spiego il perché. Praticamente ho non perso, mi si è rovinata la registrazione dell'audio e della webcam. Per fortuna sono riuscito a salvare quella del gameplay e quindi ve lo tagliuzzo, ve li faccio gli highlights e vi ci parlo sopra. Questa è la partita col Napoli di campionato, ovviamente, prima di quella di Champions, giocata con le riserve. E abbiamo fatto due gol praticamente nei primi 10 minuti, uno loro e uno noi, stile Ultimate Team. E invece qui è fine primo tempo, abbiamo messo praticamente circa il gol del 2-1. Una partita molto combattuta proprio per il fatto che giocavamo con le riserve, che sì, c'è qualche giocatore sull'ottantina, ma sapete anche voi che le riserve e il turnover sono quelli che sono. Ma nella seconda stagione bisogna giocare molte partite di campionato con la squadra del turnover. E guardate qua che succede. Bel tiro, per l'amor di Dio, ma sì, l'azione non ho ben capito come è venuta fuori. Anche questa difesa qui è abbastanza awkward, pensavo infatti di prendere gol su questa azione qua, ma meno male, la buttiamo via in qualche maniera e ripartiamo in contropiede senza molto successo. Fatto sta che, dicevo, una partita veramente combattuta con Napoli, che ovviamente gioca coi titolari. Dopo vi farò vedere tutte le cose della Champions, non vi preoccupate, arriviamo anche a quel punto lì. Intanto pensiamo a questa di campionato, cercare di portarcela via, magari all'ultimo minuto sul 3-2. Ma vi dico, con le riserve, 2-2 col Napoli, io lo prendo, lo porto a casa e rimaniamo imbattuti in campionato, che è la cosa più importante. Dopo le 3-4 vittorie di fila che avevamo fatto nello scorso episodio per cominciare bene l'annata, vi spoilerò che la partita di Champions sarà contro il Porto, dopo andremo a vedere. Finisce qui, purtroppo non ce la facciamo, ma perlomeno, ripeto, non prendiamo gol, quindi rimaniamo imbattuti. 2-2 la partita col Napoli, ma adesso, signori, viviamo assieme per la prima volta in questa serie l'atmosfera della Champions. Facciamo tutto il riscaldamento assieme ai giocatori, perché quest'anno con le, come si chiama, con le licenze che hanno preso, non so se hanno messo un filtro blu o qualcosa del genere. Ecco qua, Fiorentina-Porto, come vi anticipavo. È proprio bello giocare in Champions nella carriera. Io non vedevo l'ora di questo momento, perché quest'anno la carriera l'ho fatta quasi, quasi unicamente per questo momento qua, per la Champions e per l'Europa League ufficiali, con la musichetta, la presentazione, la palla col tirata, no, in mezzo al campo, nel cerchio di centrocampo. Il Porto, che comunque è una buona squadra, non da sottovalutare, eccola là la palla. C'è anche la musichetta, credo. Vi alzerò il volume, dovreste sentirla. Eccola qua. Mamma mia, qua mezzi brividi, va bene che è FIFA, ma mezzi brividi, perché è veramente bella. Ve la tengo, questa non la rivedremo più ovviamente, ma per l'esordio va tenuta, va fatta vedere questa prestazione, perché è una bomba. Eccola qua, eccola qua, quello che vi dicevo. Tutto bello, quest'anno l'hanno fatto veramente bene, fighissimo. Fiorentina che torna in Champions dopo sinceramente non so quanti anni, ma non pochi. Forse qualche preliminare, non erano tanti anni, ma per fare bene come quest'anno della mia carriera qui erano tanti anni. E siamo partiti, ragazzi. Allora, cioè, vedete, non so, mi ha dato la sensazione che abbiano messo un filtro blu tipo Instagram alle partite. Sembra tutto un po' più blu durante le partite di Champions. Non lo so, guardate come ci facciamo subito vedere belli carichi. Ovviamente qui neanche ve lo sto dire, si gioca con i titolarissimi le partite di Champions, almeno magari dell'ultima del girone, che potrebbe non servire a niente. Guardate che pulizia di azione, Stuck, traversa e Simeone che sbaglia davanti alla porta. Speravo fosse angolo e invece niente. Partita abbastanza noiosa a dir la verità, a parte quell'azione lì, si gioca per lo più a metà campo. Siamo già nel secondo tempo e di colpo siamo già agli ultimi 10 minuti, perché praticamente tutta giocata a metà campo, botte da Orbi, pochi tiri e per lo più poco pericolosi, senza grandi rischi per i due portieri. Devo dire che abbiamo attaccato tanto, nel senso che eravamo spesso e volentieri nella loro metà campo, ma non riuscivamo mai a concludere
come Dio comanda, ovvero con il gol. Qui ho rischiato tantissimo quel passaggio lì che non volevo farlo. E guarda come partiamo bene in contropiede, però Veretout steso, non so quanto fosse regolare questo intervento, però c'è da dire che ha preso sicuramente anche la palla e quindi niente da farsi ancora. Però all'80esimo, vedete, siamo lì, questo cross l'ho rivisto tre volte, uno in diretta, uno nelle lentiche, uno lo sto rivedendo adesso, non l'ho ancora capito, non si sa. Vedete che siamo lì, ce la giriamo, loro sono chiusi, chiudono bene, questo è il tiro che ne esce e non si va da nessuna parte. E purtroppo finisce così, 0-0 il nostro esordio in Champions, non quello che volevamo di certo, però tutto sommato anche qui non è una sconfitta, ci prendiamo un punto e va bene. Questa è la terza partita invece, come state vedendo, dopo guarderemo tutto ragazzi che torniamo in diretta, lo riregistro per la seconda volta, la partita con la Roma di campionato. Gioco di nuovo con i titolari perché ci hanno fatto giocare infrasettimanale, non è la domenica subito dopo il mercoledì di Champions, quindi i titolari sono freschi e posso giocare con loro, quindi qui si punta ovviamente a vincere, non essendoci le riserve che magari dici beh, cerchiamo magari di pareggiare intanto e non di non perdere. E avete visto infatti Simeone incornata sul bel cross di Chiesa, penso fosse. E guardate qua Marziale rientra, guarda che mina praticamente sotto il 7 che tira. 2-0 al 35esimo, 36esimo. Tutti a casa signori, non esiste una partita mai cominciata 2-0, anzi 0-2 all'Olimpico, e ci portiamo a casa un'altra vittoria. Rimaniamo ancora più imbattuti in campionato. Direi come inizio molto molto positivo. Ed eccola qua allora ragazzi, la Champions League. Ebbene sì, siamo... Dov'è il nostro girone? Se ve li faccio vedere tutti. Juventus, Borussia Dortmund, Villarreal, Standard Liege, Liege non, perdonatemi, non lo so. Eccolo il nostro gruppone con il Liverpool, noi, Fiorentina, sì che cazzo sto dicendo, Porto e Celtic, che problemi ho. Devo dire tutto sommato un sorteggio che poteva andare molto peggio. Certo, Porto e Liverpool sono comunque due che bisogna stare attente, ma il Celtic, insomma, anche Liverpool non è il Real Madrid, il City, certo Salah, tutti gli altri. Va bene, ci giocheremo nel prossimo episodio, tra l'altro, contro il Liverpool e vedremo come andrà. City, Feyenoord, ecco, il City ha avuto più fortuna, perché Lione, Basilea e Feyenoord, capirai. PSG, Lazio, ebbene sì, perché la Lazio è in Champions assieme a noi e al Torino, se non sbaglio. Besiktas, Shakhtar Donetsk, qui la Lazio potrebbe anche passare il turno. Madrid, Leverkusen, Monaco, sì, Monaco e Spartak Mosca. Hoffenheim, Barcellona, Kiev e Galatasaray. E Real Madrid, Arsenal, no, mi ero sbagliato, il Torino. Ah sì che, ecco, il Torino invece ha avuto una sfiga micidiale, mi pareva di averlo visto. Chelsea, Bayern, Monaco, Torino e CSKA Mosca. Col Torino lo vedo bello che morto. Giusto per farvi vedere le grafiche, per farvi vedere le nostre squadre italiane, diciamo in Coppa abbiamo anche l'Europa League, qua vi dico giusto i gironi delle italiane, se li trovo. C'è il Milan col Gent, Innsbruck e lo Young Boys, quello del girone di Champions della Juve. Poi abbiamo Saint-Étienne, Inter, Lech Poznan e Slavia Praga, anche qui insomma dovremmo andare tranquilli. E il Napoli che è in Europa League, Lipsia, non ho mai sentito nominare in vita mia questa squadra, e Rapid Vienna. Potete vedere anche l'imbasso che, a differenza del primo anno in cui eravamo partiti un po' a rilento con il freno a mano tirato in campionato, qui invece 5 partite, 4 vittorie e un pareggio, siamo già primi in classifica, ma giusto, giusto, giusto così, perché dobbiamo cominciare lì e starci lì fino alla fine dell'anno. La Juve non è mai in testa alla classifica, non è mai lì in alto, non riesco a capire per quale ragione, né l'anno scorso né quest'anno, ma che vi dico, le belle simulazioni dell'EA. E niente ragazzi, allora per questo episodio è tutto, un po' particolare, diverso dal solito, ma purtroppo c'è stato qualche errore di calcolo, non mio ma del computer. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani con un nuovo video, stasera in live per un po' di carriera di NBA. Bella!